Bene, siamo arrivati alla parte numero due, quindi iniziamo a capire come, quindi fino a qua questa era la lezione abbastanza standard che faccio più o meno in tutte in tutte le occasioni, però vedete in una prima mezz'ora vi ho dato, 40 minuti, vi ho dato i principi del diritto d'autore. Vediamo come adesso il diritto d'autore, il copyright funziona su internet, perché su internet e in generale nel mondo digitale si pongono una serie di questioni non proprio banali. Innanzitutto questa, no? Sembra molto, molto, insomma, anche banale come riflessione, ma se noi abbiamo un istituto giuridico che viene chiamato, in inglese viene chiamato copyright, cioè diritto di fare copie, no, noi abbiamo il diritto d'autore che è un concetto un po' diverso, però in America e in Inghilterra parlano di copyright perché era proprio un diritto nato per tutelare l'attività di coloro che facevano copie di opere. E se viene meno la copia, che è quello che sta succedendo, perché siamo nel mondo digitale, la copia diventa evanescente, insomma, abbiamo tolto, diciamo, uno dei pilastri su cui si fonda questo nuovo istituto, questo, scusate, nuovo, questo vecchio istituto giuridico che ha più di 3 secoli ormai. Ok? E quindi già parlare di un diritto di copia nel mondo delle non copie pone un problema. Vedete, due punti, cioè le copie quando ci sono digitali e quindi di per sé evanescenti e poi non c'è più differenza tra una copia, cioè nel mondo pre-digitale la differenza tra la copia e l'originale la sentivi anche, no? Era palese. Io mi facevo le cassettine audio, no? Quando avevo 12-13 anni, perché era l'unico modo per avere la musica a basso costo. Ma quando, la sentivi la differenza tra la cassetta fatta in casa e il CD che avevi comprato in un negozio che ti aveva prestato, o che ti aveva prestato l'amico? Nel momento in cui andiamo nel digitale, tu la differenza tra la copia e l'originale non la vedi più. Perché? Perché è semplicemente un elenco di bit. Il file è un insieme di bit. Quindi fare una copia di un file è fare un clone perfetto di quel file. Non è più neanche una copia, è un clone. E non solo, cambiano anche i modi di fruizione. Cioè le opere creative si fruiscono spesso in streaming e quindi non c'è più nemmeno un vero trasferimento di copie. Questa è un'altra. Cioè, oltre al fatto che forse qua ci stava anche un terzo punto, cioè oltre al fatto che ormai non c'è più distinzione nei modi di fruizione, perché tutto passa attraverso un unico dispositivo, no? Cioè io ho un computer che è diventato il mio televisore, è diventato il mio giradischi, è diventato il mio archivio di libri, e fai tutto su quello, tutto attraverso uno schermo e un'unica memoria. E in più, visto che parliamo di internet, dobbiamo arrivare a parlare di copyright su internet. Le opere si fruiscono addirittura in streaming, cioè nel senso che la gente non le scarica nemmeno più. Cioè, i video su Netflix, non li scarichi, cioè ti colleghi quando vuoi, sai che c'è, sai che è lì. Cioè, non c'è un vero trasferimento di copie, non c'è più un download come era nell'epoca del peer-to-peer, no? Se ci siete passati, immagino, se non siete proprio giovincelli, tutti giovanissimi, però. Il passaggio Emule WinMX ci siamo passati tutti. Lì ti scaricavi una marea di roba, te la salvavi da qualche parte e poi non la guardavi nemmeno. Scaricavi i film per poi tenerli lì nell'evenienza, ma poi non li guardavi mai. E quella fase lì è passata perché adesso sappiamo che quando abbiamo bisogno di un film sappiamo che è già lì, che è già su qualche server. E non solo, poi siamo passati da una fase in cui il focus si è spostato, questo è il tema dell'articolo che ho fatto girare prima, che qualcuno ha visto che è stato messo anche qua nella chat, vi invito a leggere. Ci siamo spostati dal mondo dal classico modello dell'acquisto di copie, che era il modello che ha, ripeto, ha accompagnato il copyright per 3 secoli. Siamo arrivati alla sottoscrizione di termini d'uso, sottoscrizione di contratti d'uso. Cioè, adesso non scarico la copia, mi registro sull'account, mi creo l'account su Netflix, mi registro su Spotify, no? Sottoscrivo una fornitura di un servizio, che è una cosa molto diversa dall'acquistare una copia. E dov'è la differenza? La differenza è che la copia, quando l'hai acquistata, diventa tua, diventa un tuo oggetto. Cioè, io compro un libro cartaceo in libreria, nel momento in cui pago e il libraio batte lo scontrino, da quel momento il libro è un oggetto di mia proprietà. Contiene un'opera creativa che è dell'autore, ma l'oggetto in sé diventa mio. E quindi lo posso usare, posso andare a casa a leggerlo, ma posso anche prendere e usarlo per fare spessore sotto il tavolo, oppure per scaldarlo, per bruciarlo e scaldare il camino. Non sono fatti dell'autore, che fine fa quella copia, capite?
Nel momento invece del passaggio al mondo dei servizi, nel momento del passaggio del mondo dei servizi, il service provider ha un continuo controllo su quello che io faccio, tant'è che a volte può far sparire delle copie, cioè, ci sono delle domande, le ho viste. Quindi vediamo cosa avete detto. Sono arrivato. O per regalarlo, cosa che con il digitale non può cadere. Esatto. Stavo proprio arrivare a quello. Non solo regalarlo, anche darlo in eredità. È un articolo che avevo scritto un po' di tempo fa. Cioè, qualcuno, vabbè, non ve lo posso far vedere adesso. Io qua davanti a me in ufficio ho dei libri antichi che mi ha lasciato neanche mio nonno, ma uno zio di mio nonno, che sono molto belli, sono dei primi 1800. Quindi io ho ereditato dei libri del 1800, ma mio figlio probabilmente non erediterà i miei libri di Amazon, perché l'account è personale, perché io ho sottoscritto un servizio, non ho comprato delle copie. Questa cosa è una riflessione che vi invito a fare in generale anche. Ecco, sapevo che generavo. No, ok. Sì, se le piattaforme chiudono, a un certo punto tu anche ciò che hai pagato lo perdi. Ma perché c'è scritto nei contratti? C'è scritto che loro non ti garantiscono che all'infinito potranno erogarti il servizio. Non potrebbero nemmeno garantirtelo. No? Sono dei soggetti commerciali, come tutti i soggetti commerciali, quando le cose vanno bene ti forniscono le cose, quando le cose vanno male chiudono. Cioè non è che possiamo frustarli per questo. Comunque, al di là delle riflessioni di carattere filosofico, sociologico, rimaniamo un po' sul piano giuridico, che è quello che ci interessa. La diffusione di opere creative avviene, vedete, ormai quasi interamente via internet, su apposite piattaforme web che richiedono registrazione, sempre per chi vuole caricare i file. Quindi quando volete caricare, quasi sempre vi chiedono di registrarvi, cioè quasi nessuno vi lascia caricare un file senza sapere chi siete. Gli unici che lo fanno sono quelli dei progetti tipo Wiki, solo che in quel caso prendono comunque l'indirizzo IP per sapere se qualcuno ha caricato qualcosa che non andrebbe caricato online, non facciamo esempi. E invece non sempre per i semplici fruitori, cioè ci sono piattaforme che permettono di essere visionate, cioè di essere fruite anche senza registrazione. Cioè su YouTube io ci posso andare anche senza essermi creato un account su YouTube, se voglio semplicemente guardare i video, ok? Sì, parentesi, però comunque ci sono dei termini d'uso, cioè anche se non mi sono registrato su YouTube, quando vado su una pagina di YouTube, apro un video, lo sto facendo e cioè, sotto c'è un link che dice: attenzione, che nel momento in cui guardi questo video devi comunque attenerti a queste norme, che sono le norme che scrivono loro, i famosi termini d'uso. Poi, punto secondo, i gestori di queste piattaforme, che sono chiamati Internet Service Provider, ISP, e useremo anche questo termine anche dopo, diventano i nuovi distributori di opere, i nuovi intermediari. Cioè noi ci siamo illusi che con l'arrivo di internet fossero spariti gli intermediari, ma non è vero, cioè non è che sono spariti, sono cambiati, no? Gli intermediari del mondo librario prima erano appunto il libraio, erano il distributore, era l'editore. Adesso c'è la possibilità di caricare un autore, in effetti un autore che scrive un libro e che non vuole passare dal mondo dell'editoria, ed è competente, è sufficientemente abile a farsi un'impaginazione decente, ha degli strumenti che gli permettono di boh, dall'oggi al domani, mettere online il suo libro e renderlo fruibile, no? Lo può mettere su Scribd, lo può mettere su SlideShare, lo può mettere su Wikimedia Commons, ci sono tante piattaforme per contenuti creativi, e lo mette lì. Ma non è che non ci siano intermediari, cioè ce ne sono meno, magari sono un po' più nascosti, sono meno presenti questi intermediari, ma ci sono e sono potentissimi. Ok? Cioè sono i nuovi capitalisti, sono le nuove grandi concentrazioni di capitali, perché basta fare qualche nome, no? Facebook, Google, Apple, questa gente qua. Ok? Quindi gente che sposta milioni e milioni di dollari così, come bruscolini. E state attenti che non vi vendono copie, cioè questi spostano un sacco di soldi e non vendono copie, ok? Vendono solamente la piattaforma su cui girano le copie, perché le copie gliele state dando voi. Questo è il gioco. Cioè le copie gliele danno gli utenti, loro sono quelli che fanno, fa, che, diciamo, che mettono la piattaforma su cui far girare le copie.
Il punto 3, le attività svolte sulle piattaforme sono regolamentate dai cosiddetti termini d'uso, terms and conditions, terms of use, li troviamo in vari nomi, con varie salse, che però sono dei veri e propri contratti tra gli internet service provider e l'utente. Quindi ci siamo spostati dal mondo dell'acquisto di copie al mondo del contratto di fornitura. Quindi, per chi ha un po' di conoscenze giuridiche, sono due modelli contrattuali diversi. E infine, e qua apriamo un vaso di Pandora che purtroppo, cioè, anche qui meriterebbe un approfondimento di un'ora molto interessante, ma non possiamo farlo, il grande problema di internet in generale, cioè non si capisce mai qual è la legislazione di riferimento e qual è il tribunale competente. Detto in termini tecnici, giuristi, un po' più legalesi, qual è la legge applicabile e qual è il foro competente. Ma non è da poco, perché sapere qual è la legge applicabile mi fa capire quali sono le regole che io devo applicare di volta in volta. No? Cioè, i nostri amici che abbiamo citato prima, quasi sempre ci dicono nei termini d'uso che la legge applicabile al loro servizio è la legge della California o la legge del Delaware. I servizi di Google stanno sotto la legge del Delaware, non a caso, perché è lo stato dei 50 stati americani che ha la legislazione più lassa, più permissiva per fare alcune cose su internet, ok? Quindi Google, che come sapete quasi sempre, quasi diciamo il suo quartier generale è interamente in California, a sud della baia di San Francisco, a Mountain View, però guarda caso sceglie la legislazione di uno stato che sta dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte degli Stati Uniti, il Delaware, no? E questo è interessante, e ci dice anche che se c'è una causa gliela devi fare di fronte al giudice del Delaware, oppure il giudice della corte di Santa Clara o di San José in California. Altro problema. Poi, per fortuna, ci sono le norme del diritto internazionale che mettono dei paletti, no? Cioè, loro service provider possono dichiarare qualsiasi cosa, ma poi il diritto internazionale privato, insomma, mette dei paletti. Ci sono alcune cose a cui non puoi derogare semplicemente perché l'hai scritto lì nei termini d'uso, e quindi non è così semplice. Però, in effetti, internet è un mezzo di comunicazione che per natura nasce senza confini e quindi per natura pone questo problema ogni volta di quale sia la legge applicabile, quali siano le norme di riferimento. Classico esempio, la privacy, no? Noi abbiamo europei da un paio d'anni il famoso GDPR, sicuramente vi avranno già tirato una testa tanta con questo GDPR, ed è una normativa europea. Gli americani non la conoscono o hanno una cosa simile che però è molto meno garantista nei confronti dei diritti degli utenti. E quindi quando abbiamo dei servizi che vengono erogati da un ente che è americano e che dichiara di applicare la sua legge, e come dire, non potresti neanche biasimarlo, no? Cioè, tu sei Google, lavori in California, hai scelto lo stato del Delaware perché la tua legge interna te lo permette, e se qualcuno vuole giocare con te, deve accettare che questa è la regola. E allo stesso tempo, dall'altra parte, però, c'è l'Unione Europea che dice no, alcune cose non si possono derogare perché se tu vieni a lavorare qua da noi, sul nostro territorio, devi comunque garantire un livello di rispetto della privacy minimo, e quindi in un certo senso Google lì si è dovuto adattare. Però vedete che ci è voluto un bel po' di dibattito politico e legislativo e giuridico. Vado avanti. Ecco, le classiche attività che si fanno su internet. Le classiche attività sono queste: link, il content embedding, il download e lo screenshot e il famoso condividi esternamente, che conoscono più che altro gli utilizzatori di sistemi Android. E anche qui ci sarebbe per ciascuno di essi, fare una riflessione un po' lunga, spiegare bene cosa si intende meno, però ecco, ve l'ho molto semplificata in questa slide, forse troppo. I miei colleghi giuristi probabilmente sarebbero inorriditi a vedere tanta semplificazione, però il link tendenzialmente non viola il copyright. C'è una sentenza importante della Corte di Giustizia Europea, Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che dice che, insomma, il link in sé non viola mai il copyright, tranne appunto se i link sono dei link. Se io faccio un blog in cui tutti i giorni pubblico 10 link che fanno vedere le partite di calcio online, le partite di calcio, quelle non trasmesse in chiaro, le fanno vedere attraverso dei siti canaglia o dei siti arabi o dei siti cinesi, quindi sono dei
dei link che sono messi lì apposta per violare il copyright, allora in quel caso siamo su un altro piano. Ma tendenzialmente linkare a un contenuto che è in rete non crea una responsabilità nei confronti di colui che ha pubblicato il link. Il content embedding altro non è che un link strutturato, cioè il content embedding è quello che facciamo quando incorporiamo un video di YouTube nel nostro blog o incorporiamo un'immagine di Instagram su una pagina web. Ok? Cosa succede? L'embedding non è un vero, cioè non, perché non tocca il copyright? Perché non è una copia, cioè è un meccanismo fatto attraverso una stringa di codice HTML che fa solamente dà solo l'impressione che il contenuto sia lì, ma il contenuto non è lì. Il contenuto è sulla piattaforma originaria, ma attraverso questo sistema di embedding, che da un punto di vista tecnologico è estremamente banale, sembra a colui che passa di lì, che passa su quella pagina web o su quel blog, che il video sia lì. Ma in realtà non è lì, e infatti se dall'altra parte, cioè se nella sua sede originale viene tolto il video, viene tolta l'immagine, automaticamente scompare anche di là. E quindi questa è la prova che il content embedding non pone tanto un problema di copyright. Infatti se ogni tanto lo vedete, no? Qualche notizia di cronaca in cui c'è un video e poi dopo qualche giorno andate sulla stessa pagina, il video c'è ancora ma è grigio e c'è scritto questo contenuto è stato rimosso. No? Perché? Perché qualcuno ha fatto una segnalazione a Google, quindi a YouTube, per toglierlo. E quindi YouTube l'ha dovuto togliere e quindi anche l'articolo che lo embeddava si trova al buco. Ok? E quindi content embedding non pone particolari problemi, anche perché poi è un servizio offerto dalle piattaforme. Cioè io, io titolare di una pagina, di un canale YouTube, se non gradisco che il mio video venga embeddato da altri siti, lo posso dire. C'è un'impostazione in cui dico non autorizzare l'embedding, l'incorporazione, non so come la chiamano adesso, lo fa anche Facebook per i suoi video, e quindi mi sono tolto il problema. Cioè, se non gradisco, basta che vado su quelle impostazioni e lo inibisco. Ecco, il download e lo screenshot invece sono molto più problematici dal punto di vista del diritto d'autore. Cioè, il download mi sembra anche, come dire, scontato, perché il download è scaricare una copia. E quindi nel momento in cui c'è uno spostamento di copie, dove vi deve suonare il campanello d'allarme che ci sia diritto d'autore, che ci sia copyright. Poi che le applicazioni ci permettono di farlo è un altro paio di maniche. Il download, tutte le applicazioni hanno il tastino scarica. Però un conto è se io lo faccio per scopo di archiviazione personale, perché c'è una foto che mi piace, me la voglio tenere, vabbè, me la scarico. Quello è lecito, diciamo, perché è archiviazione personale. Diverso è se poi io questa foto la scarico per metterla sul mio account, per metterla altrove, o per usarla per fare un libro, o per fare, che ne so, una locandina. Cioè il fatto che sia lì sui social e che sia facilmente scaricabile non vuol dire che è facilmente, che è liberamente riutilizzabile, chiaro? Lo screenshot è stesso discorso, più o meno. Cioè lo screenshot altro non è che comunque una copia. Poi viene fatto con un meccanismo diverso, cioè non c'è un download, ma c'è una fotografia virtuale dello schermo. Però di fatto sto tirando giù da una piattaforma qualcosa di cui poi il suo titolare non ha più il controllo, perché questa è la questione, vedete? Cioè si fa una copia e la si mette in un posto in cui il titolare originario non ha più controllo. E quindi ecco che entra in gioco il copyright. Ecco che ho in qualche modo aggirato il copyright. Ultimo punto è il condividi esternamente. No? Il condividi esternamente altro non è che un download e ricarica. Cioè il condividi esternamente è la funzione che hanno le applicazioni, i sistemi Android. Non so se non ho mai avuto io un iPhone, però è un tastino che c'è nell'applicazione, ad esempio, di Facebook. Ti permette di scaricare l'immagine e caricarla automaticamente in qualsiasi altro posto. No? Quella roba lì è chiaramente una violazione di copyright. E tra l'altro la cosa schizofrenica che ho scritto qua è che nei termini dell'applicazione ti dice che non potresti. Cioè se tu leggi i termini d'uso di Facebook ti dice che non potresti farlo, però nello stesso tempo i simpaticoni ti mettono la funzione nell'applicazione. Quindi, scusa, ho visto che c'era un commento. Il commento dice, ma quindi... Allora, aspetta, sì, no, ce ne sono due. Allora, ad esempio, è possibile scaricare contenuti anche su piattaforme ISP, cioè Internet Service Provider,
Se io scarico un film su Netflix e ne detengo la copia, sì, ma non potresti. Hai letto i termini d'uso di Netflix? Non credo che gradiscano. Poi sappiamo tutti che c'è un software che te lo fa, eppure è molto facile da usare. Però Netflix non gradisce che vengano fatte copie. Ma quindi, se si pubblica il link, ad esempio, ad un video su YouTube, ma il video riprodotto nel link è evidentemente proprietà di un musicista, un suo video, ad esempio, ed è stata pubblicata dalla signora Maria Rossi, io che pubblico il link sto facendo una cosa legale. No, ripeto, non è un problema tuo, diciamo, legale o non legale, cioè faccio lo stesso esempio spiegato meglio. Cioè, cosa succede se... Vabbè, chiudo. Cosa succede se... Allora, io sono un fan degli Elio e le Storie Tese e carico sul mio account YouTube un video preso dalla TV. Io ho già violato due diritti. Ho già violato i diritti di Elio e le Storie Tese, della loro casa discografica, e ho violato anche i diritti della trasmissione televisiva che li ha invitati. Ok? Però vabbè, ipotizziamo che appunto faccio sta cosa. E cosa succede? Può essere che YouTube non me lo lasci caricare. A parte che è sempre più difficile, perché YouTube, se ci fate caso, avendo un filtro automatico, quando carichi dei brani musicali tutelati, ti compare subito l'avviso: attenzione, guarda che ho rilevato che c'è un brano musicale tutelato, non puoi. Però, ipotizzando che invece te lo lasci fare perché in alcuni casi sfugge o in alcuni casi il titolare dei diritti lo lascia fare volutamente, il video viene pubblicato. Se altri linkano a questo mio video, non è che possono essere loro responsabili, capite? O anche se fanno l'embed, stessa cosa. Cosa succede però? Che a un certo punto la casa discografica di Elio e le Storie Tese fa un giro su YouTube e vede che c'è un video che non ci deve essere, perché per loro è violazione del diritto d'autore, fa la segnalazione a YouTube, YouTube verifica e entro 48 ore glielo toglie, cioè se verifica che davvero non c'erano i diritti per caricarlo, lo toglie, e quindi tutti quelli che l'avevano embeddato si trovano il buco. Capite com'è la questione? Non è che adesso, non è che vanno a prendere tutti quelli che l'avevano embeddato e li frustano o li arrestano. Chiaro il concetto. Vado avanti perché sennò non ce la facciamo. Ecco, sempre parlando di responsabilità, no? Non solo non sono, non è, nell'esempio che abbiamo fatto adesso, cioè non sono responsabili quelli che hanno linkato, nello stesso tempo non è neanche responsabile YouTube. Perché? Perché c'è questo principio, che è stabilito da una direttiva del 2000, che è, diciamo, uno dei principi che ha sorretto l'internet per 20 anni, cioè tutto ciò che noi abbiamo oggi, tutte queste piattaforme fichissime che ci danno un sacco di possibilità di condividere cose, sono potute arrivare a quello che sono arrivate grazie a questa assenza di responsabilità, cioè assenza, diciamo, più che di responsabilità, ma di un obbligo generale di sorveglianza. Cioè non devono, non c'è obbligo di essere i poliziotti delle proprie piattaforme. Questo è detto in parole semplici. Cioè YouTube, cioè Google, Facebook, Twitter, Instagram non devono mettere lì degli omini che tutto il giorno fanno passare i post per vedere se c'è qualcosa che viola il copyright o che viola altri diritti. Le piattaforme devono essere asettiche, devono essere neutrali, la gente carica quello che vuole caricare e poi, nel momento in cui qualcuno segnala che c'è una violazione, loro devono intervenire entro breve. Ok? Questo è un po' il principio, è scritto in questo articolo 17. Nella prestazione dei servizi di cui gli articoli 14, articoli 14, 15 e 16 della legge sono quelli che descrivono le tre attività principali dell'Internet Service Provider, il prestatore, cioè il service provider, non è soggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indicano la presenza di attività illecite. Fatte salve alcune, ho visto, visto che ci sono, ma adesso vado avanti e poi vi rispondo. Fatte salve le disposizioni di cui gli articoli 14, 15 e 16, è comunque tenuto, vedete, a informare senza indugio l'autorità giudiziaria se emerge qualche cosa che lui, qualora sia a conoscenza di attività illecite, e a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni, cioè l'indirizzo IP e le informazioni per l'identificazione del soggetto che ha caricato le cose illecite. Ma, vedete, il prestatore è civilmente responsabile, cioè può essere chiamato a risarcire il danno,
solo nel caso in cui richiesto dall'autorità giudiziaria amministrativa o avente funzione di vigilanza non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se avendo avuto conoscenza del carattere illecito e pregiudiziale per un terzo del contenuto di un servizio non ha provveduto ad informare l'autorità competente. Quindi l'attività, diciamo, la responsabilità del service provider si limita al, diciamo, intervenire dietro segnalazione, okay? Quello che gli americani chiamano notice and take down, cioè tu me lo segnali e io lo tiro giù, se no io rimango semplice service provider, perché se lui intervenisse e validasse ogni contenuto non sarebbe più un service provider, ma sarebbe un content provider. Capite la sfumatura non da poco? C'era, non la vedo più, eccola qua. C'era la domanda, chat. Ma adesso che cosa? Questa cosa non è cambiata? Sì, stavo arrivando, grazie. Boh, tempo fa ho sentito la responsabile a Roma delle Techerai perché volevano linkare un video su YouTube. In un video Rai, non autorizzato da loro evidentemente, lei invece mi ha detto che eravamo perfettamente perseguibili anche noi, per carità, magari anche lei non totalmente a conoscenza normativa, molto probabilmente, ma non per cattiveria. Chi lavora negli archivi così spesso ha una formazione non legale, sono più insomma, hanno una formazione più da bibliotecario, biblioteconomica, quindi poi è chiaro che loro per farvi paura dicono così, no? Però il semplice content embedding io non ripeto. Poi c'è una sentenza negli Stati Uniti che ha detto invece che negli Stati Uniti questa cosa andrebbe, anche il deep linking potrebbe essere coperto addirittura d'autore, ma non usciamo vivi. Cioè, capite che crollerebbe l'internet. Cioè, se cominciassimo a essere responsabili per il link o per il content embedding, cioè dobbiamo dall'oggi al domani scordarci YouTube, Facebook, Instagram, perché si reggono su quello loro, no? Soprattutto YouTube. Quindi rispondo a chi mi ha detto che adesso devono controllare per forza, in realtà non ancora adesso, però quasi. Nel senso che questa norma sulla non responsabilità del service provider è stata ristretta. Però siamo in un periodo, è stata ristretta da questa direttiva, la famosa direttiva EU Copyright, quella del 2019, quindi è del marzo scorso, che ha in effetti cambiato in alcune situazioni il service provider per la violazione del diritto d'autore deve intervenire. Però, appunto, visto che siamo in una situazione di transizione, io vi ho fatto ancora vedere la legge come era fino adesso, ma perché in ottica storica, cioè in 20 anni da quando c'è quel principio, sono stati 20 anni in cui c'è stata la crescita esponenziale dei servizi di diffusione di contenuti creativi. Se non ci fosse stata quella norma, noi non avremmo avuto nulla di tutto ciò che abbiamo, delle piattaforme fichissime su cui ci divertiamo tutti i giorni, perché nessuno sarebbe stato così pazzo a mettersi a fare a mettere a disposizione un servizio essendo responsabile per ogni contenuto caricato, capite? Cioè, quindi saremmo rimasti, avremmo un internet che è quella del 2001 e vi sforzo a fare un po' di fantasia e vi invito a metterci un po' di fantasia e ricordarvi com'era. Però ecco, la direttiva europea cambierà le cose, abbiamo ancora circa un anno e 2 mesi per perché le direttive sono direttive, finché non vengono implementate nella legge italiana, recepite, come si dice nella legge italiana, rimangono dei principi generali. Però sì, l'indicazione è quella. E infatti, vedete, questo è l'articolo 17,3 della direttiva, ci dice che quando il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettui un atto di comunicazione al pubblico, un atto di messa a disposizione del pubblico, alle condizioni stabilite dalla presente direttiva, la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000, che era quello che vi ho fatto vedere prima, sostanzialmente, non si applica alle fattispecie contemplate dal presente articolo. Quindi ha creato un'eccezione all'eccezione. Cioè, la direttiva del 2000 e il nostro decreto legge del 2003 creano un'eccezione alla responsabilità e questa è un'eccezione all'eccezione. Buon divertimento ai giudici che dovranno poi interpretarlo.